Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io porto i messaggi dell'Arcangelo Michele e questa è la mia nuova lettura angelica, dove porto appunto i messaggi di Michele validi per una settimana, dal momento stesso in cui stai guardando questo video, quindi la lettura sarà valida per 7 giorni, va bene? Quindi lo potresti guardare anche tra un mese, tra una settimana, il tempo non esiste. Quando guarderai questo messaggio, vuol dire che questo messaggio è giusto per te. Ho deciso di fare le letture in questo modo, in quanto i tempi i tempi sono maturi. È uscito un messaggio qui su questo libro, lo leggeremo alla fine, va bene? E quindi tutto, diciamo, il tempo sta accelerando e c'è bisogno di messaggi di verità, saggezza ed integrità. Quindi iniziamo la nostra lettura angelica con l'Arcangelo Michele. Iniziamo a fare una piccola preghiera di protezione fondamentale per connetterci con le frequenze angeliche più elevate, affinché possiamo ascoltare i messaggi di verità, di amore, di integrità e di saggezza. Invoco la divina presenza di Dio, Dea, onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime. Con tanto amore stanno seguendo questa lettura. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco gli angeli della coscienza micaelica, il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli esseri di luce e di amore puro ed incondizionato che operano in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele. Vi chiedo di purificare le nostre energie, le nostre intenzioni, parole ed azioni. Vi chiedo di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze. Vi chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare nei nostri canali solo la luce, la verità, la saggezza e l'integrità. Con amore ti chiedo, Arcangelo Michele, di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra. Chiedo protezione psichica, fisica, mentale, emozionale, in tutti i livelli, anche sul piano dell'anima, ora, per sempre e per l'eternità. Grazie, caro Dio, grazie, coscienza micaelica, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria, Regina Celeste e tutti gli angeli e gli esseri di luce e di amore puro che state partecipando in questa lettura angelica. Ok, anche per questa settimana suddivideremo la lettura in 3 gruppi. Gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ora vi chiedo di mettere la mano nel vostro sacro cuore e di chiedere alla vostra anima qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Iniziamo con la stesura delle carte. Quando le carte si fanno con amore, sono uno strumento d'amore. Ok. Praticamente hai supporto, sei supportato, c'è supporto intorno a te. Gruppo A, va bene, questo è per i viaggiatori sacri, ok? È il messaggio per i viaggiatori sacri, quindi sei protetto nel tuo viaggio, nel tuo percorso di vita. Ok, gruppo B sono uscite 2 carte, abbraccia l'entusiasmo. Ok, è il viaggio nel tuo cuore. Interessante anche questo gruppo, poi vediamo nello specifico. Oh, mamma mia, scusate, sono cadute un sacco di carte. Non possono far parte della lettura perché sono un po' troppe. Mi stiamo bene. Vediamo un po'. La risposta è dentro di te. Interessante anche questa. Ok, ora vediamo le carte del sussurri dell'anima, sussurri della natura, scusate. Sono molto connessa con la madre terra e con gli esseri della natura. Vediamo un po', illuminazione, interessante, eh? Gruppo A, illuminazione. Ok, gruppo B, sono uscite di nuovo 2 carte, interessante, espansione e pausa. Espansione e pausa. Gruppo B, ci sono molti messaggi per voi questa settimana. Volevo informarti che ho fatto un nuovo video sull'Arcangelo Michele.
in base ai miei studi, in base alla mia consapevolezza. Se vi fa piacere, lo potete guardare prima o dopo questo video. È molto illuminante se siete pronti per avere, diciamo, maggiori informazioni sulla figura dell'Arcangelo Michele. Ok, gruppo C, guarda la bellezza, cerca la bellezza. Interessante anche questo. Che bella è questa la lettura di questa settimana, comunque di questo ciclo energetico, è molto potente. Abbiamo le carte dello scopo della vita, che ci aiuteranno un attimino ad individuare il tuo percorso, il tuo cammino, la tua strada da percorrere, cosa dicono gli angeli, cosa dicono le tue guide superiori. Assolutamente, musica, ascolta la musica, è interessante anche questo. Produci della musica. Gruppo B, costruttore. Gruppo C, abbiamo counseling. Okay, vediamo un attimino, iniziamo con la nostra lettura strepitosa. Abbiamo il supporto nel tuo percorso di vita, cioè quello che tu stai facendo adesso è supportato dal cielo, dagli angeli, dagli esseri di luce che ti stanno accompagnando nel tuo percorso di vita. Continua ad andare avanti, ragazzi. Io ho scelto il gruppo A in silenzio, continua ad andare avanti nel tuo percorso, continua ad avere il coraggio di agire, di parlare, vai nella direzione giusta, c'è supporto da parte degli angeli e degli esseri di luce, quindi sei nella giusta strada, stai vivendo un upgrade nel tuo percorso spirituale, nella tua vita, hai più intuizione, hai maggiore allineamento alla tua anima, stai ricevendo illuminazione, la luce illumina il tuo cammino, il tuo percorso di vita. C'è un invito ad ascoltare musica o a fare musica, dipende dalla prospettiva. L'obiettivo è quello di sintonizzare la musica o di ascoltare musica possibilmente a 432 Hz. Perché? Perché quella è la frequenza del cuore, perché quella è la frequenza vibratoria che ti aiuta a ricevere maggiore intuizione, maggiore connessione, maggiore consapevolezza. Provate ad ascoltare in meditazione la musica a 432 Hz, perché diciamo c'è da dire questo, che nel periodo della guerra la musica è stata sintonizzata a una frequenza di 440, mentre la musica sintonizzata alla frequenza del cuore porta più intuizione, porta più rivelazione, porta più creatività. Cercate di documentarvi anche su questo, perché questo può essere un fattore determinante per la tua evoluzione, il tuo innalzamento nella frequenza vibratoria. Ok? Bene, siamo al gruppo B. Il viaggio del cuore, diciamo che l'amore divino sta scorrendo dentro di te e attraverso di te. Sei una speaker, sei una comunicatrice, un comunicatore, c'è bisogno di te, è venuto il momento di parlare la musica del tuo cuore, di far sentire la tua voce agli altri, abbraccia l'entusiasmo, sei nella frequenza giusta, continua ad elevare le tue vibrazioni e le frequenze, perché l'entusiasmo è la frequenza del cuore, la frequenza divina, la frequenza della manifestazione. Caspita, anima infinita, c'è espansione nella tua vita, ascolta questa connessione, ascolta questa comunicazione, non frenare la connessione diretta, prenditi una pausa per meditare, per stare in silenzio, per andare nella natura, per ascoltare ciò che Dio ha da dirti. Sei un costruttore, sei una costruttrice, sei in grado di creare tutto ciò che vuoi, sei in grado di creare la realtà che tanto desideri. È venuto il momento di ascoltare l'amore divino che ti guiderà nella direzione giusta. È venuto il momento di fermarti un attimo, di ascoltare l'intuizione e di agire di conseguenza. Bene, ok, gruppo C, le risposte sono dentro di te. Credo che questa lettura sia un po' tutta collegata. La risposta è dentro di te.
assolutamente ascolta chi tu sei veramente, non cadere a compromessi, non scendere a compromessi, non abbassare la frequenza vibratoria, non ascoltare né l'ego tuo né l'ego di altre persone. Cerca la bellezza nelle persone, nelle cose. Tutto è amore, c'è sempre un filo di luce in tutti noi. Sintonizzati con persone di alte frequenze. Fai dei corsi che ti ispirano, che ti innalzano, che ti elevano. Cerca qualcosa per migliorare te stesso, la tua vita. Cerca persone di frequenza vibratoria alta. Il mondo è pieno di oscurità. Hai bisogno di mantenere alte le frequenze. Circondati di bellezza, ok? Sei un'anima molto empatica, molto sensibile. Le persone guariscono attraverso le tue parole. Tu sei in grado di comunicare, sei in grado di trasmettere, sei in grado di aiutare gli altri, perché attraverso il tuo sentire non hai bisogno di immedesimarti negli altri, perché tu senti gli altri. Quindi non aver paura di parlare, non aver paura di comunicare, non aver paura di seguire il tuo sogno. Il tuo sogno è nella strada, è la strada che ti porta ad aiutare gli altri. Questa è la via maestra. Chiedi aiuto a Dio e all'Arcangelo Michele. Poniti la domanda: cosa sono venuta a fare qua? In che modo posso contribuire al salto vibrazionale del pianeta? Come posso contribuire a migliorare la mia vita e la vita degli altri? E le risposte arriveranno dentro di te. Ok? Bene, anime infinite, il messaggio che voglio condividere con voi l'ho scelto prima della lettura. Sotto preghiera con l'Arcangelo Michele, i tempi sono maturi. E tu? E questo ha molto a che vedere anche col video che ho girato pochi minuti fa. In realtà sono sempre stati maturi e da tempo ti aspettavano e ti aspettano invitandoti a seguire il tuo futuro. Non lasciarti suggestionare dalle difficoltà, dai pareri negativi e dalle paure. La maturità si misura anche in questo. Questa lettura di questa settimana è di un potere straordinario. Io sento la frequenza molto alta e spero che possa arrivare anche a te la frequenza angelica dell'Arcangelo Michele e della coscienza Michele. Io ho finito per questa settimana. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Facilito logo sealing, che è molto potente, una modalità che ti aiuta a cambiare la tua intera energia, il tuo modo di pensare, il tuo modo di sentire, il tuo modo di percepire la realtà. Logo sealing può cambiare la tua vita in meglio. Non ci credi? Prova una sessione con me. Prova, testa e vedrai che starai benissimo fin dalla prima sessione, ok? Mi occupo anche di facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone con le nuove frequenze di luce, con la coscienza micaelica, un lavoro straordinario che può portare delle esperienze molto singolari e particolari, ma può portare veramente cambiamenti significativi nella tua vita. Non so mai cosa arriva, non dipende da me, dipende dalle frequenze, ma le persone hanno risultati incredibili nell'immediato o dopo un po' di tempo. Ok? Insegno anche come accedere al campo di luce di informazione, il nuovo percorso con massimo 10 studenti online, quindi da casa possiamo lavorare insieme su Zoom. Avrai la possibilità di interagire con me. Io risponderò a tutte le tue domande. Ti accompagnerò, ti guiderò in questo percorso luminoso per 9 settimane. Se senti il desiderio di imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce, con la coscienza micaelica, questo potrebbe essere il corso più giusto per te. Allora non esitare a contattarmi. Io vi saluto, vi auguro una settimana di luce, buona luna piena per chi ascolta il messaggio oggi. Veramente buona manifestazione a tutti. Un bacione a tutti, a presto.